peperoni in bagna calda. Sono un prodotto tipicamente piemontese, si contraddistinguono per la piccantezza e per la forma. Quindi in Piemonte abbiamo due prodotti d'eccellenza, due pat, che sono il peperone di Carmagnola e il peperone di Cuneo, che hanno una forma quadrata. La bagna cauda invece è la salsa che rappresenta più nel mondo il Piemonte, la cucina piemontese. È una salsa composta da acciughe e aglio ed è una salsa che inizialmente ha origini molto molto antiche, si parla addirittura del Medioevo. La bagna cauda, quindi la salsa, nasce nell'Astigiano, nel Cunese e nel Monferrato, ma viene comunque preparata e servita ormai in tutto il mondo, sotto diverse forme, perché vi ho parlato del fuyot, ma noi oggi invece la prepariamo come antipasto nel peperone cotto in forno. Quindi partiamo con la preparazione. Abbiamo selezionato 2 o 3 peperoni, andiamo, quindi li abbiamo già lavati, li ungiamo leggermente con dell'olio di oliva e li facciamo cuocere in forno a 190 gradi per 20 minuti circa. Iniziamo a preparare la salsa. Quindi puliamo l'aglio e se all'interno degli spicchi troviamo il germoglio lo togliamo proprio per rendere la preparazione ancora più digeribile. Allora iniziamo a mettere a cuocere questo quantitativo d'aglio e lo lasciamo cuocere pian pianino. Laviamo le acciughe, quindi le laviamo sotto l'acqua fresca, le prendiamo della lisca e le trasferiamo in un pentolino e piano piano mettiamo sulla piastra fino che si sciolgono completamente. Ci vediamo fra una mezz'oretta in modo che ritroviamo i peperoni pronti, quindi la cottura dei peperoni in forno. Una volta che sono pronti li trasferiamo in un contenitore di acciaio e li copriamo con la pellicola in modo che l'umidità facilita poi lo svelamento del peperone. Contemporaneamente puliamo tutte le acciughe e tutto l'aglio e li mettiamo a cuocere a fuoco molto molto moderato, l'aglio nel latte e acqua e l'acciuga pulita e senza lisca con l'olio, deve proprio sciogliere. Ci vediamo fra circa 30 minuti. Allora, la nostra salsa, la nostra bagna cauda ha continuato la cottura con un fuoco molto ma molto debole. Se necessario aggiungiamo ancora dell'olio extravergine e una punta di burro, dicevamo, a piacere. Abbiamo unito ovviamente tutte le salse e quindi abbiamo un giusto equilibrio. Andiamo a far scaldare e rigenerare i peperoni in forno per qualche minuto e invece quest'altra parte di peperoni la possiamo utilizzare per le verdure crude o le verdure in accompagnamento, quindi anche cotte, ma in accompagnamento al piatto nel fuyot. Che andiamo a privare quindi del semini e li sistemiamo in questo modo anche per creare un gioco di colore. Quindi la candelina la mettiamo sotto perché comunque è necessario accenderla già qualche minuto prima in modo che la terracotta, il contenitore si scaldi bene. Usiamo una parte di peperone per servire direttamente con la bagna cauda, quindi peperone abbiamo detto molto caldo, 2-3 falde di peperone, il quantitativo che si ritiene necessario, giusto una foglia di prezzemolo, ma essendo trattandosi di piatti molto poveri non andiamo a appesantirlo con particolari decorazioni. Qua abbiamo il peperone con la bagna cauda e qua vediamo invece la seconda versione con proprio il fuyot e quindi eventualmente la possibilità di mangiarlo intingendo dentro direttamente
le verdure, il piatto e una serie di verdure molto limitate, perché dicevamo possiamo aggiungere della zucca cotta grigliata, possiamo aggiungere i topinambur, possiamo aggiungere delle cipolle cotte al forno, quindi una serie veramente infinita di ortaggi. E invece ho utilizzato esclusivamente come antipasto da solo peperone con bagnacauda. La seconda ricetta, quindi il caponette invernale. Intanto si tratta anche in questo caso di un antipasto tipicamente piemontese, ma più correttamente per caponette si intende il fiore di zucchina, che veniva riempito, farcito con una serie di avanzi del frigorifero, quindi con carni, arrosti avanzati, con del salame cotto, con del formaggio grattugiato, con del riso cotto, lesso, che dava la cremosità, e quindi delle uova che potessero dare il tutto, amalgamare il tutto. E nel caso invece di oggi il caponette noi l'abbiamo chiamato caponette invernale, e più correttamente sarebbe il pescoi. Perché pescoi? Perché il coi è il cavolo, la traduzione del cavolo in piemontese, pes che vuol dire pesce, e perché questi involtini, una volta farciti, una volta messi a gratinare in forno, allineati assomigliano dei piccoli pesci e quindi prendono questo nome. Iniziamo con il cavolo, quindi cavolo verza, che dobbiamo pulire e andare a lavare, quindi lo sfogliamo 4 o 5 foglie. Le parti più dure vengono parate, vengono ritagliate e fanno parte anche loro del ripieno dell'involtino. Prepariamo un brodo vegetale che ci servirà inizialmente per sbianchire le foglie di verza e successivamente per andare a bagnare la preparazione finale. Sedano, carota e cipolla per aromatizzare, saliamo e possiamo immergere le nostre foglie di verza. Copriamo in modo che acceleriamo la ripresa del bollore. Nel frattempo possiamo ammorbidire il pane raffermo nel latte e tagliamo il porro. Il porro che stiamo utilizzando è quello di Cervere, infatti lo riconosciamo anche dal sapore particolarmente dolce, ma anche dalla grandezza, con una parte notevole di bianco, quindi viene anche chiamato tutto mangiare, proprio perché si può consumare quasi interamente. Quindi lo tagliamo e lo facciamo stufare nel padellino con un po' d'olio. Andiamo a controllare se la verza è pronta, quindi le tiriamo su in questo modo e le mettiamo su un canovaccio pulito ad asciugare. Diamo una girata al pane in modo che si ammorbidisca bene, riusciamo ad utilizzarlo al meglio strizzandolo, e possiamo anche a questo punto mettere direttamente gli spinaci. Quindi lasciamo ben insaporire il tutto, che direi che sono pronti, quindi li possiamo mettere insieme agli altri ingredienti e quindi possiamo andare a tritare col tritacarne la nostra farcia. Quindi tutti gli elementi che abbiamo detto, carne di vitello, carne di maiale, spinaci, porri, riso, formaggio, pane raffermo ammorbidito nel latte, e ci ritroviamo qua fra 30 minuti circa. Ho tritato le carni con il riso, i porri, gli spinaci, quindi aggiungiamo le uova, 3 circa, aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale e pepe, senza esagerare, e poi un po' di scorza di limone, giusto per dare profumo e freschezza. Mischiamo tutto con il guanto in modo da avere proprio una farcia molto morbida. Quindi mettiamo un certo quantitativo.
e andiamo a parare il cavolo. Quindi dicevamo, se abbiamo una foglia troppo grande la andiamo a parare, togliendo la parte della costina centrale che può essere anche messa nel trito nella farcia. Quindi partiamo dalla parte un po' più piccola per farcire e andiamo ad arrotolare. A questo punto possiamo anche tagliarli a metà, magari in obliquo, e andiamo a riempire una piccola pirofila. Li mettiamo bene allineati, mettiamo un mestolo 2 di brodo vegetale e portiamo in cottura per 15-20 minuti circa il caponetto in forno. Allora, mettiamo quindi un po' di brodo nella preparazione, quasi a coprire i caponetto, in modo che si inteneriscano bene, si ammorbidiscano anche bene. Un po' di formaggio grattugiato e procediamo alla cottura in forno. Quindi, come vedete, l'abbiamo lasciata cuocere in forno, ben colorita, gratinata. Mettiamo un po' di fondo nel piatto, sia per dare sapore che per dare un po' di colore, e andiamo a impiattare anche in questo caso in modo però semplice, perché si tratta di ricette che rappresentano un po' un'alimentazione, una preparazione per evitare lo spreco in cucina. Un po' di erba aromatica la mettiamo qua, mettiamo anche ancora un po' di formaggio intorno al piatto e la nostra anche seconda preparazione è pronta, quindi caponetto invernale o pescoi con farcia di carni. L'insalatina di cappone di Morozzo con marroni di Cuneo. Quindi Morozzo è un piccolo paese del Cuneese e hanno valorizzato questo tipo di volatile, il cappone, utilizzando un galletto di almeno 220 giorni che viene a un certo punto castrato. E si utilizza in Piemonte per alcune preparazioni, soprattutto nel periodo natalizio. L'altro ingrediente importante di oggi è quello del marrone di Cuneo, che si differenzia dalla comune castagna non solo ed esclusivamente per un discorso di grandezza, ma anche la particolarità di avere una struttura interna più croccante e più polposa. Ha una pelle più fine e ha la pellicina che si estrae più facilmente e non ha, a differenza della castagna, delle pellicole di pellicina che suddividono la polpa interiore, quindi rimane un pezzo unico. Quindi, a differenza della castagna più comune, si presta maggiormente per essere consumata intera ed essere candita o preparare il marron glacé. Quindi facciamo una leggera incisione sulla parte bassa della castagna e le mettiamo a cuocere in acqua aromatizzata con una foglia di alloro. Intanto che cuociono le castagne, se avessimo avuto un cappone l'avremmo eviscerato, fiammeggiato e lavato, avendo invece un pezzo di gallina ma già comunque porzionato, andiamo solo a lavarla. Quindi lo lavo. Abbiamo già preparato un'acqua di cottura, un brodo vegetale aromatizzato con un mazzetto di gusti e lo mettiamo a cuocere fino a raggiungere gli 80 gradi a cuore, quindi deve essere ben cotto. Quindi a questo punto possiamo occuparci del cardo, cardo gobbo. Si tratta di un ortaggio, anche questo riconosciuto, gobbo perché ha proprio questa struttura che rimane curva ed è un cardo particolarmente croccante e tenero rispetto ai cardi comuni. Quindi siamo anche qua dalle parti del Monferrato, il cardo gobbo di Nizza, ed è un prodotto che una volta coltivato, una volta raccolto, viene conservato sotto la neve. Lasciandolo sotto la neve e non prendendo aria, il cardo tende sempre più a sbianchire, quindi a perdere il colore. Quindi andiamo a togliere gli elementi fibrosi con l'aiuto di un pelapatate e ci prepariamo un po' di acqua fredda
acidula o comunque con un po' di limone, in modo da conservare e preservare l'ortaggio bianco. Dopodiché andiamo a tagliare il cardo, lo laviamo e lo facciamo cuocere, sbianchire in un bianco speciale per ortaggi. Quindi acqua che viene mischiata con una piccola parte di farina, una parte di grasso e una parte di nuovo acidula, quindi di limone. Quindi andiamo a tagliare a losanghe in modo obliquo. In questo modo lo spessore è determinato anche da come ci piace di più, perché possiamo fare dei pezzettini più piccoli e quindi farli sbianchire solo per 2 minuti lasciando l'ortaggio croccante, oppure dei pezzi più grandi e quindi farli cuocere per un po' più di tempo. Però noi scegliamo di tagliarlo piccolo anche perché il cardo è uno degli elementi dell'insalata composta che andiamo a preparare, ma non è l'elemento principale. Il bianco speciale è pronto, avete visto che è un'acqua leggermente bianca, e questo è necessario, indispensabile per tutti quegli ortaggi che durante la cottura ossidano, quindi preserva questa colorazione chiara. Quindi appena l'acqua bolle andrò a mettere per qualche minuto, andrò a sbianchire i cardi e poi li tireremo su con una schiumarola e li mettiamo in abbattitore per raffreddarli. A questo punto puliamo il pollo o la gallina, quindi lo priviamo della pelle, gli togliamo le ossa e poi andiamo a tagliare in modo molto molto sottili, a filettini molto sottili. Uniremo le castagne, un piccolo quantitativo di castagne e un quantitativo di cardi. Volevo soffermarmi su questa differenza di cardi perché è notevole. Quindi sicuramente qua abbiamo seguito tutto il discorso del prelavaggio con acqua e limone e la cottura con un bianco speciale per ortaggi, e invece in questo caso, nell'altro caso no, vedete che c'è una differenza notevole. La nostra insalata poi verrà condita con una salsa, una vinaigrette, però invece di utilizzare l'aceto abbiamo utilizzato della glassa d'aceto, quindi un po' più morbida, un po' meno aggressiva come salsa, come gusto. Andiamo a fare quindi il taglio. Seguiamo quella che è la venatura della carne, in modo che i filettini risultano più compatti e non si lasciano andare. Però lo tagliamo proprio fine, 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 fine. Sbattiamo la salsa in modo che sia montata, visto che si tratta di una salsa instabile, quindi tende a separarsi. Anche in questa insalatina potremmo aggiungere un po' di melograno, sia per una ricetta tipica natalizia e sia perché come gusti, come sapori, si sposa molto bene. Quindi mettiamo il quantitativo, mettiamo un po' di verde. E andiamo a finire con un po' di salsa ulteriore, qualche goccia, sia per dare il colore che per dare il sapore. Quindi l'insalatina di cappone è pronta.